invece danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, e oltre si danza. Trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi su braccieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle ballere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo del 7/8. Siamo arrivati alla 41esima giornata della 23esima edizione di questo lungo festival, la Milanesiana, che come sapete ha anche un lungo sottotitolo che mi piace recitare ed è Letteratura, Musica, Cinema, Scienza, Arte, Filosofia, Teatro, Diritto, Economia e anche Sport. Dedicato quest'anno questo festival ha un tema che è il tema delle omissioni. E avete visto una prima sigla incompleta che abbiamo fatto molti mesi fa mentre si costruiva il festival per dare il senso che il nostro viaggio sarebbe stato un lungo viaggio. Infatti il nostro viaggio è un viaggio in Italia, tocchiamo molte città italiane, entriamo in diverse regioni, tocchiamo 20 città italiane. E avete visto anche poi la sigla invece ufficiale della Milanesiana, che è una sigla dove danzano le rose, una rosa con una fogliolina che saluta mentre entra sullo schermo, e questa sigla è sulle note di Il ballo della rosa, che è un brano strumentale composto da un gruppo musicale che si chiama Extraliscio. E lo scenografo Luca Volpatti con Francesco Gianferrari ha fatto danzare questa rosa, le rose dipinte da Franco Battiato, che si sono vestite in maniera diversa a seconda di ciascun tema, di ciascuna edizione. Rose o rosa che da 23 anni è il simbolo della Milanesiana. Battiato è stato
un grande amico della Milanesiana, molto generoso, è stato ospite, come a noi piace, più volte, perché a noi non dispiace invitare, continuare a invitare gli artisti che ci piacciono e sentirli entrare nei diversi temi. E perciò per Franco Battiato, che è amico della Milanesiana, vi chiedo un applauso. E veniamo da un viaggio nella mia regione, dove io sono nata, in Emilia-Romagna, in 6 città. Siamo stati a Faenza, Imola, Bagno di Romagna, Cervia, Gatteo, Dozza. Ed è stato un viaggio entusiasmante e abbiamo portato un po' di Milano in borghi, ognuno a proprio modo, importanti. E quindi torniamo qui a Milano, e la Milanesiana, per le due serate conclusive della Milanesiana a Milano, perché poi ripartiremo e affronteremo un altro viaggio tra Bormio e Livigno. E siamo arrivati alla 16ª città italiana. Do il benvenuto agli ospiti di questa serata, che sono John Cozzia, premio Nobel per la letteratura 2003, Petros Markaris, pluripremiato a Cannes per i suoi testi legati al cinema, Sandro Veronesi, che vedremo in video perché il Covid arriva pesantemente anche in questi giorni, premio Strega 2006 e 2020, Edoardo Nesi, premio Strega 2011, Riccardo Illi e Giuseppe Gibboni, premio Paganini 2021 e Carlotta Daglia, la chitarra classica, per i quali vi chiedo un calorosissimo applauso. Questa serata è in collaborazione con Dan Manfrer del gruppo Illi, che ringrazio, e a breve cederò il palco a Riccardo Illi, che a causa di un incendio è riuscito comunque in modo rigorosissimo ad arrivare, è arrivato all'ultimo momento ma è arrivato puntualissimo, e lo ringrazio e so che dovrà rientrare poi subito a Trieste. È scrittore, imprenditore e mecenate. In autunno uscirà con un libro in contemporanea in Italia e negli Stati Uniti sulla sua attività di imprenditore e sull'essere imprenditore. E poi ringrazio il Cinema Anteo, abbiamo fatto diversi incontri qui. Ringrazio Leonello Cerri e Sergio Oliva per l'ospitalità e per la professionalità. E ringrazio il Cenacolo Artum. Arturo Artum con il suo Cenacolo ci sostiene in alcune giornate della Milanesiana e lo sentiamo, anche se non c'è la traduzione, ma è molto breve l'intervento. Prego. Cara Elisabetta, cara amica, amici della Milanesiana, mi spiace non essere con voi questa sera, ma ho dato sempre molto volentieri il mio supporto a questa fantastica manifestazione culturale, che penso che 20 anni fa sia stata la prima che veramente ha avuto l'idea di mettere assieme arti, discipline diverse, farle dialogare. Adesso un trend molto comune, tutte le grandi università, tutti i grandi centri di ricerca fanno programmi interdisciplinari, ma 20 anni fa era una primizia assoluta, ogni anno vengono aggiunte nuove discipline e per me è un piacere esserci col mio piccolo cenacolo artigianale. Cerco anch'io di fare questa mix culturale, questo casino culturale che crea innovazione. E questa sera è una serata meravigliosa, c'è anche l'amico Riccardo Illi che saluto, sarà un bellissimo concerto, l'altra settimana abbiamo ballato con gli Estraliscio, quindi viva Elisabetta, viva la Milanesiana e a presto. Grazie a Artom e al suo cenacolo. E sono particolarmente lieta di ospitare di nuovo in Italia due amici della Milanesiana. Li ho invitati davvero molte volte, John Maxwell Cozzia e Petros Markaris. John Cozzia ha vinto il Jerusalem Prize, il Prix Féminin Étranger, ed è stato il primo scrittore ad aver vinto due volte il Booker Prize.
Nel 2003 è stato insignito, lo dicevo prima, del premio Nobel per la letteratura. I suoi libri sono pubblicati da Einaudi. Il suo libro più recente è Nel cuore del paese, Einaudi 2021. Petros Markaris è scrittore greco di origine armena con doppia cittadinanza greca e tedesca, ha tradotto classici tedeschi in greco, i due Faust di Goethe e Madre Coraggio di Brecht, ha collaborato alle sceneggiature dei film di Theo Angelopoulos, tra cui Il passo sospeso della cicogna, 1991, che abbiamo visto alla Milanesiana in una giornata dedicata al cinema di Angelopoulos, Lo sguardo di Ulisse, premio speciale della giuria a Cannes nel 1995, L'eternità e un giorno, Palma d'oro a Cannes nel 1998. E all'amicizia con Theo Angelopoulos ha dedicato un libro molto bello, Diario di un'eternità, io e Theo Angelopoulos. Il grande pubblico lo conosce per i suoi romanzi gialli con il commissario Kostas Karitos, da cui Palomar sta traendo una serie televisiva. Il libro più recente della serie di Kostas Karitos è La congiura dei suicidi, pubblicato dalla Nave di Teseo. Edoardo Nesi è premio Strega 2011 per Storia della mia gente. Il suo romanzo più recente è La mia ombra è tua, che in questi giorni è anche nelle sale cinematografiche. Il film tratto da questo romanzo ha la regia di Eugenio Cappuccio ed è interpretato da Marco Giallini e Isabella Ferrari, presentato al Festival di Taormina. Sandro Veronesi, causa Covid, non ha potuto raggiungerci, ha voluto comunque mandarci un video con la lettura di un suo testo poetico, non è la prima volta che scrive in versi per la Milanesiana, che il Corriere della Sera ha anticipato con grande risalto. Con grande risalto è stato anticipato anche il testo di John Maxwell Coizia proprio sulla Repubblica. Sandro Veronesi è l'unico scrittore italiano dopo Volponi ad aver vinto due volte il premio Strega, nel 2006 con Caos Calmo e nel 2020 con Il Colibrì. Il 20 ottobre uscirà nelle sale l'omonimo film di Francesca Archibugi con Pier Francesco Favino, Kasia Smutniak e Nanni Moretti. Il concerto della serata è affidato a due giovani prodigi del panorama musicale italiano, Giuseppe Gibboni, premio Paganini 2021, e Carlotta Daglia, chitarra classica. I libri degli autori sono disponibili, è importante acquistare i libri, leggere i libri, perché la vita con i libri si moltiplica. E sono qui questi libri grazie al punto Einaudi dell'Anteo e quindi saremo felici, io in particolare, se avrete la curiosità di leggerli. E ora cedo la parola a Riccardo Illy che vuole parlare, ma abbiamo un interprete che è Lidia Zanardi, strepitosa, che quindi tradurrà il testo, vuole parlare, improvvisarlo, non leggere quello che molto bello che aveva mandato per noi sul tema delle omissioni e quindi lo ringrazio per il sostegno alla Milanesiana e gli cedo il palcoscenico. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. In effetti questa non è proprio la mia giornata, sono partito, cosa che non faccio quasi mai, con un paio d'ore di anticipo rispetto al viaggio in automobile che dovevo fare e in effetti appena partito mi sono trovato di fronte a un incendio che ha portato a chiudere l'autostrada fra Trieste e diciamo il resto dell'Italia. Peccato che c'è soltanto un'altra strada per uscire dalla città che quindi potete immaginare come fosse congestionata, però alla fine sono arrivato. Ma poi arrivando a Milano ho trovato la strada che faccio di solito chiusa per dei lavori, quindi ho anche dovuto fare un giro. Quindi speriamo che arrivi presto a mezzanotte senza altri problemi. Grazie comunque a Elisabetta per avermi consentito di trasgredire le regole di questa serata.
Lo faccio anche perché mia moglie mi dice sempre che quando parlo le persone si assopiscono, lei in particolare sta addormenta proprio, e quindi mi sono detto: se poi leggo, dopo 2 minuti tutti dormono. Allora, per gli ospiti stranieri c'è comunque la traduzione in inglese, siccome immagino che soffrano di insonnia, magari hanno qualche problema di jet lag, leggendo il testo sicuramente potranno poi dormire magnificamente. Ecco, volevo fare un po' il punto della situazione da un punto di vista dell'economia, dove ci troviamo oggi. Sono imprenditore, ho studiato un po' economia, vedo una situazione che mi sembra unica, perché ho anche studiato storia dell'economia, non credo che nella storia dell'umanità ci sia mai rilevata una situazione paragonabile a quella attuale. Siamo usciti da, o pensavamo di essere usciti, da 2 anni di pandemia, con lockdown, chiusure, blocco del turismo, dei viaggi, di molte attività manifatturiere, quindi un dramma. Le cose cominciavano a riprendere, con 1000 problemi che non avevamo francamente previsto, per esempio le congestioni nei porti, la mancanza di certi semilavorati come i microchip, che servono ormai per produrre qualunque bene, in particolare le automobili. Il motivo è semplice: erano fabbriche che andavano, prima si dice in gergo, H24/7, cioè 7 giorni alla settimana per 24 ore, sono state ferme dei mesi, e poi come fanno a recuperare? Possono solo riprendere H24/7, ma non hanno un margine di recupero. E voi penserete: vabbè, basta costruire un nuovo stabilimento. Sì, ci vogliono 2-3 anni, e infatti stiamo un po' aspettando che costruiscano nuovi stabilimenti, oppure che l'economia rallenti e che quindi con un calo della domanda di microchip riescano a recuperare il gap. Tra l'altro, un settore importantissimo per l'economia, quello automobilistico, è in crisi, ci dicono, soprattutto per la mancanza del microchip. In verità è che noi siamo a metà del guado. Mettetevi nei panni di una persona che debba comprare un'automobile, per fortuna non mi tocca, userò per molti anni quella che ho. Che automobile andate a comprare? Una col motore a scoppio? E dite: sì, ma fra 2-3 anni non vale più niente, perché le automobili saranno tutte elettriche. Allora ne prendo una elettrica? E no, perché hanno ancora le batterie che non sono così sicure, l'autonomia è ancora ridotta, meglio aspettare 2-3 anni. E infatti la conclusione qual è? Che la maggioranza delle persone non compra un'auto nuova, la compra usata. Infatti i prezzi dell'usato sono esplosi, in particolare negli Stati Uniti, ma anche in Europa, anche in Italia. Quindi, finiti o quasi i 2 anni di pandemia, è cominciata una guerra. Una guerra che non potevamo in nessun modo immaginare, una guerra di aggressione, con motivazioni che non sto a commentare, che sono semplicemente non credibili. Una guerra di conquista, probabilmente, come spesso fanno i politici di poca stoffa, cercando di risolvere i problemi di politica interna con quelli di politica estera. È un modo di fare orrendo, di solito porta male a chi lo usa, ma credo che questo sia il vero motivo per cui Putin ha deciso di invadere l'Ucraina. Cominciava a sentire qualche problema di popolarità interno, quindi ha detto: vabbè, vado a conquistare l'Ucraina, un paio di settimane il lavoro è fatto e quindi tornerò in auge. Gli è andata male, perché un po' il suo esercito era poco motivato e mal attrezzato, un po' quello ucraino invece era fortemente motivato a difendere la patria con armi migliori che sono quelle occidentali. Fatto sta che dopo 5 mesi siamo ancora lì impantanati. Nel frattempo che cosa accade? Un ritorno della pandemia, perché noi siamo in estate, ci eravamo abituati nel 2020, nel 2021, che d'estate il virus, il Covid-19, spariva. Quest'anno invece è tornato alla grande, perché la variante Omicron o le sottovarianti di Omicron, che è terribilmente infettiva, anche se meno letale. Nel frattempo siamo tutti vaccinati o arci vaccinati. Io ho fatto solo 5 dosi, 2 sperimentali perché ho fatto la cavia,
Dopodiché mi hanno detto, no, ma il Green Pass non lo puoi avere perché il vaccino sperimentale non è ancora approvato ufficialmente, devi fare anche il vaccino normale. Va bene, quindi ne ho fatti altri due, più il booster, totale 5. In effetti, perché ormai quando parlo con qualche amico conoscente, il Covid l'hanno avuto tutti, credo di essere l'unico a non avere ancora contratto la malattia, probabilmente per i 5 virus. Quindi torna in auge un problema, quello del virus, che non abbiamo ancora debellato, e mai come oggi i medici, gli scienziati sono in disaccordo, perché qualcuno dice attenzione, bisogna prepararci a riusare le mascherine come fanno alcune persone nelle prime due file, dietro mi pare quasi nessuno o molti meno, altri invece dicono ma no, ormai la malattia diventa endemica, bisogna accettare che il virus circoli e quindi passerà con il tempo o comunque riusciremo a gestirlo come gestiamo l'influenza o il raffreddore. Francamente non saprei per quale optare. Però, tornando all'economia, che era il tema fondamentale che volevo affrontare, la conseguenza di tutto questo è che una ripresa che finalmente era arrivata all'inizio del 2022 adesso già sta cominciando a frenare. È come quando siete in una fila in autostrada, finalmente sembra che si liberi, il camion avanti comincia a muoversi, quindi voi accelerate, prima, seconda, terza, dopodiché frenano di nuovo perché va a fisarmonica. E quindi noi siamo di nuovo con l'economia in frenata. In Italia la situazione è particolare. Uno, perché non dovendo farci mancare nulla, abbiamo anche pensato bene un partito che vuole chiamarsi Movimento, ma credo che ormai sia un partito anche quello, anche se mi pare in disfacimento, ha deciso di creare una mezza crisi di governo, non tutta intera, mezza, perché da un lato non ha approvato con la fiducia un provvedimento, dall'altro, come avrebbe dovuto, non ha fatto dimettere i suoi ministri, quindi non si capisce, sono a metà strada, mezzi dentro, un piede nel governo e uno fuori. E domani speriamo che la cosa si chiarisca. Però l'Italia è particolarmente colpita dalle conseguenze della guerra, perché è uno dei paesi più industrializzati del mondo, il secondo in Europa dopo la Germania, ed è quello più dipendente dal gas russo. Quindi le conseguenze della guerra in Ucraina quali sono state? Uno, l'aumento dell'energia, lo sapete perché leggete le bollette. Anche la bolletta dell'energia elettrica, siccome noi la produciamo per, mi pare, vado a spanne, al 60% con il turbogas, è aumentata a causa dell'aumento del costo del gas. Ma poi sono venute a mancare tutta una serie di materie prime, perché l'Ucraina è il secondo produttore d'Europa di acciaio, di nuovo dopo la Germania. Noi di acciaio ne usiamo molto e lo importiamo, qualcosa produciamo in Italia, a Taranto, nelle poche acciaierie rimaste, ma molto lo importiamo, soprattutto, o lo importavamo, soprattutto dall'Ucraina. Il grano, che non serve soltanto a sfamare l'Africa, ma serviva anche alle nostre industrie. Un prodotto curioso, l'olio di semi di girasole. Voi dite, vabbè, l'olio di semi di girasole non sarà questo grande problema. No, perché l'Ucraina è il primo paese al mondo come produttore di olio di semi di girasole. Qualche anno fa, forse lo ricorderete, ci fu la polemica dell'olio di palma. Tutti i produttori di biscotti, di prodotti da forno italiani, cosa hanno fatto? Sono passati dall'olio di palma, a parte la Ferrero che ha fatto una campagna pubblicitaria per spiegarci che fa benissimo a noi e anche all'ambiente l'olio di palma, ma tutti gli altri sono passati a quale prodotto? L'olio di semi di girasole. Oggi quindi si trovano nella carenza di quella materia prima e quindi cosa pensano di fare? Torniamo all'olio di palma. Sì, però per farlo bisogna avere l'etichetta, perché sull'etichetta dei prodotti c'è scritto olio di semi di girasole. Di cosa sono fatte le etichette? Di solito di carta, ma la carta viene prodotta con il gas e quindi uno del settore industriale, insieme alle piastrelle, al vetro e qualche altro settore industriale, colpito dall'aumento triplicato, quadruplicato del costo del gas, è appunto quello cartario. E quindi quello che noi rischiamo oggi è un effetto domino. Vi ho citato apposta la storia dell'olio di semi di girasole, dei biscotti, delle etichette,
per spiegare come non è detto che ne so, l'assenza di acciaio colpisca solo l'industria. L'acciaio viene usato in tutto il settore della meccanica, viene usato nell'edilizia, quindi sono aumentati i costi delle case nuove, si è mezza bloccata il sistema delle opere pubbliche, perché, questo credo non sia mai stato scritto, probabilmente non lo sapete, ma in Italia c'era una legge che vietava alla pubblica amministrazione di inserire nei contratti le clausole e le revisioni prezzi. Quindi quei costruttori che avevano fatto delle gare, avevano vinto delle gare, quindi avevano degli appalti pubblici, non hanno potuto inserire la clausola di revisione dei prezzi. Ma nel momento in cui il costo degli acciaio li triplica, li quadruplica, o il costo del cemento, che pure viene prodotto usando una gran quantità di energia, quindi di gas, aumenta, loro come fanno? Vanno in perdita? E quindi un bel numero di imprese di costruzioni hanno fermato i lavori. Qualcuno ha, come si dice, gettato la spugna, quindi ha chiesto vari concordati in continuità oppure non in continuità. Quindi in questo momento, oltre ad avere ancora una guerra in Ucraina, di cui non comprendiamo e non riusciamo a immaginare quando potrà arrivare il momento della fine, oltre ad avere una ripresa della pandemia, che di nuovo non sapremo che direzione prenderà, se di nuovo di un tasso di letalità elevato oppure della endemicità, abbiamo anche un rischio di una crisi economica, di una recessione vera e propria. Ecco, recessione tecnicamente vuol dire due trimestri consecutivi col prodotto interno lordo in calo. Non ci siamo ancora, siamo lontani. Per fortuna, come dicono gli inglesi, il sentiment è ancora positivo, e quindi gli imprenditori continuano a ritenere che l'economia andrà bene, i consumatori continuano a fare le loro vacanze, però già si vede qualche segnale che per esempio sugli investimenti, non solo le automobili, stanno cominciando a frenare. E il rischio è che se si ingenera un sentimento negativo, cioè un'aspettativa che l'economia freni, anche le imprese cominceranno a frenare sugli investimenti, e allora si creerà una profezia che si autoavvera, e quindi nella seconda metà dell'anno il rischio di una recessione secondo me c'è. Siccome ci troviamo, e con questo concludo, in un momento anche di alta inflazione, perché come avete capito la carenza di certe materie prime, l'aumento del costo dell'energia trascina i prezzi di moltissimi altri prodotti, tutti quelli che usano quelle materie prime e tutti quelli che usano l'energia, e quindi noi abbiamo l'inflazione più alta da decine d'anni. Ecco, gli economisti hanno coniato decenni fa un termine che è stagflazione. Stag starebbe per stagnazione, stagnation, e flazione starebbe per inflazione. Quindi economia stagnante, crescita zero, con inflazione elevata, che è una situazione molto negativa, molto pericolosa, perché è difficile uscirne. Le banche centrali non hanno strumenti adeguati per uscire dalla spirale viziosa. Ma noi oggi rischiamo qualcosa di peggio, cioè la recflazione, una recessione causata da un lato, come si usa dire in inglese, dal supply side, cioè dalla parte dell'offerta, perché se manca l'acciaio, manca la carta, manca il grano, non ci sono prodotti da offrire sul mercato, quindi cala l'offerta, e dall'altro, se cambia l'opinione, il sentimento dei consumatori e delle imprese, ci può essere anche un calo della domanda. Quindi rischiamo recessione con alta inflazione, e quindi ho coniato qualche settimana fa un nuovo termine che è recflazione. Mi auguro proprio che non succeda. Concludo dicendo che mi sento un po' come quei gruppi che di solito introducono i grandi artisti, i grandi gruppi di cantanti. Ho un amico, Angelo Baiguera, che faceva questo mestiere con niente po' di meno che Fabrizio De André, e quindi mi ha raccontato un po' com'era. Adesso passiamo a sentire i grandi relatori di questa serata. Buona serata a tutti.
Gli altri? Già, è vero. Ieri c'era questa cosa da fare con mio figlio. Seguirlo nell'esercizio sull'isola. Doveva concepire un'isola, darle un nome, disegnarla, abitarla, creare connessioni, minacce, conflitti, raccontare la sua storia, inventare il suo futuro. Una cosa complessa, pareva, per un bambino di 9 anni. E io gli avevo detto di non preoccuparsi perché ci avrei lavorato insieme a lui. Ma me ne sono dimenticato. Cioè, lui non me l'ha chiesto e io non l'ho fatto. E ovviamente non è così che funziona. Non è che i padri si occupano dei loro bambini solo se i loro bambini glielo chiedono. Ma ieri è andata così. E me ne rendo conto solo adesso. Nei 10 minuti morti che passiamo in macchina tutte le mattine accostati ai cassonetti che a Roma servono principalmente a questo, ad accostarci con la macchina in seconda fila quando si accompagnano a scuola i figli, tra l'entrata di sua sorella che fa le medie e quella delle elementari, stesso grande fabbricato, imponente, scrostato, slabbrato, con numerose parti inagibili, gli infissi marci, e tuttavia bellissimo, dove ha insegnato Giorgio Caproni. E insomma mi accorgo della mia mancanza di ieri solo perché lui mi chiede se voglio vedere la sua isola, qui, ai cassonetti, 10 minuti prima di entrare a scuola. Tira fuori un foglio piegato un po' così e lo apre. E già il disegno è molto bello perché lo ha colorato tutto e soprattutto ha colorato il mare che, giustamente, come di ogni isola, della sua isola rappresenta la parte più importante. È a forma di cane la sua isola, perché lui adora i cani, li venera proprio, e quando era più piccolo, se qualcuno gli chiedeva cosa voleva fare da grande, rispondeva per l'appunto il cane. E si chiama l'isola degli ossi, ed è piena di nomi e giochi di parole con la parola cane. Viene minacciata da un uracane, ha i suoi vulcani attivi e i mostri Kanzilla e King Dog. E la sua capitale è un pensiero romantico a sua mamma, e cioè il nome della città e del festival dove lei si trova a lavorare. Cannes. È bellissima la sua isola. E io penso che se mi fossi ricordato di aiutarlo, avrei solo potuto far peggio. Il che non giustifica la mia omissione, ma almeno la svuota di conseguenze. Ma non è tutto. Anzi, non è ancora nulla, perché tra le minacce alla sua isola c'è la nave di un pirata che si avvicina, e il pirata non c'entra niente con l'isola perché viene da lontano, e infatti il suo nome non ha nulla a che fare coi cani. Ed è qui che mio figlio mi leva il fiato, alle 8 di mattina. Accostati ai cassonetti, pochi minuti prima di entrare a scuola, mi leva il fiato perché mi chiede un consiglio sul nome da dare a questo pirata. L'aveva chiamato Arturo, dice, il pirata Arturo, perché gli suonava bene. Ma poi ha cambiato idea e vuol sapere cosa penso del cambio, e mi leva il fiato perché mi spiega che il pirata non è affatto un pirata, sono i cani che abitano sull'isola che lo credono tale e lo chiamano così. Ma nella storia che lui ha deciso per la sua isola, il pirata Arturo, che non è un pirata e non si chiama più nemmeno Arturo, approda sull'isola e si lascia annusare e non fa nulla di male ai cani, e i cani non fanno nulla di male a lui, e diventano amici e vivranno insieme sull'isola, e per questo gli è venuto in mente un nome più adatto. Ma cambiare un nome non è una cosa da poco, e siccome ha un babbo scrittore, che di nomi deve intendersene per forza, mi chiede cosa penso di questo nuovo nome, ed è questo nuovo nome a levarmi il fiato. Gli altri, mi dice, alle 8:05 di mattina, con le maiuscole, mi dice, in macchina, proprio come se fosse un nome, mi dice, aspettando di entrare a scuola. Il pirata, gli altri, mi dice, accostati ai cassonetti. Cosa ne pensi?
Questa è la prima milanesiana con gli occhiali. Questo è un racconto sull'omissione, quel che non c'è, ciò che manca, ciò che precede e segue. Se volete, il non detto del viaggio a Ibiza di questi quattro ragazzini conta molto di più del testo che vi sto per leggere. È inutile fare domande. È autobiografico o no? Conterebbe qualcosa se lo fosse? È un racconto o il capitolo di un romanzo? Potrebbe essere un post da mettere su Facebook? E soprattutto cosa vuol dire? Perché si svolge 40 anni fa? È lì, lì dentro, in questa retrodatazione, il senso del racconto? Chi sono questi ragazzi? Siamo noi? Sono io? È un racconto sull'omissione. Una volta da ragazzi, io, Vittorio, Marti e Carlo si andò a Ibiza. Si dette la maturità e si partì. Si aveva 18 anni, era l'estate dell'83. All'inizio si era detto di andare con la Cherokee del mio babbo, che era vecchia e rugginosa e d'un celestino chiaro e imbarazzante, ma ci garbava tantissimo. E così si andò tutto in processione a chiedergliela. Il babbo disse che non c'era problema, la potevo prendere la Cherokee, certo. Era la macchina più sicura del mondo, ma prima di partire per un viaggio così lungo era meglio farla vedere a un meccanico, perché erano anni che non gli veniva fatto un tagliando e da quando gliel'aveva regalata aveva viaggiato solo sulla Firenze Mare, anda e rianda, tra Prato e Forte dei Marmi. Il meccanico non l'aveva mai vista una macchina così e si era divertito a ispezionarla tutta per bene. L'aveva tenuta sul ponte per 3 giorni e alla fine aveva detto che, insomma, grossi problemi non ce n'erano. La macchina era vecchia, ma sana. E se non si faceva i bischeri si poteva andare in capo al mondo e a casa ci avrebbe riportati sempre. Ma conveniva farsi seguire da un camion cisterna di quelli della Super Corte Maggiore, perché era un 5009 di cilindrata. E a dare gas si vedeva la lancetta del carburante che si spostava verso la riserva. Lì avviò lo psicodramma. Perché di soldi ce n'erano pochi, non si volevano certo spendere tutti in benzina. Si stava per rinunciare, quando dai, picchia e mena, il meccanico si mosse a compassione e ci mise a disposizione la macchina di sua moglie, una vecchia Dayan 6 verde di quelle col cambio sulla plancia, e si partì. Di notte, mi ricordo, perché si aveva paura che di giorno facesse troppo caldo. Per orientarci avevamo una mappa d'Europa del Touring Club, ma appena si arrivò sulla costa si decise che non c'era verso sbagliare strada. Per arrivare a Barcellona bastava continuare ad andare avanti e tenere il mare sempre sulla sinistra. Ci si mise 3 giorni, tanto non c'era nessuna furia. Il meccanico ci aveva avvertiti che con la Diana più di 90 all'ora non era prudente andare e ogni 100 chilometri bisognava fermarsi un po' a farla raffreddare. Così ogni tanto ci si fermava a fare il bagno. Era ganzissimo, paura zero, anche perché a quei tempi non c'era nulla di cui aver paura. Fu un viaggio veramente bellissimo. Di notte si parcheggiava la Diana sul ciglio della strada, si srotolavano i sacchi a pelo e si dormiva sotto gli alberi. In cielo c'erano delle stelle brillanti come non avevo mai visto. E l'albero era di un miliardo di colori, quei colori che vedi solo quando sei ragazzo e poi non vedi più. Oh, era il 1983, l'anno migliore della storia dell'umanità. Ibiza era incredibile, un'isola piena di ragazzi e ragazze della nostra età di tutte le nazioni. Libertà totale, polizia invisibile, non pervenuta. Sulla spiaggia non c'era neanche un adulto e le ragazze prendevano tutte il sole in topless. Era un posto da ricchi, ma non contavano tanto i soldi a Ibiza. Contava più esserci. Aver capito l'importanza d'essere lì invece che da un'altra parte, come se fosse un posto segreto. Vittorio disse che era uno status quo implausibile e momentaneo, o forse transeunte, disse. Non poteva durare. E quando gli chiedevi cos'era che non poteva durare, lui allargava le braccia e rideva e diceva: tutto questo non può durare, non c'è verso, neanche noi. Il vino, le droghe, la moda, le ragazzine, i vestiti, i piercing. Si era troppo giovani, nei posti si era sempre più piccini, si tornava sempre a casa all'alba dopo aver fatto il giro delle discoteche e si faceva a gara a risparmiare su tutto, anche sul mangiare e sul bere. Si andava a tutte le inaugurazioni di negozi e discoteche, ci si riempiva la pancia di tartine, si beveva dai bicchieri di chi li mollava sui tavolini per andare a ballare e alle 5 ci si stroncava di patatine e salatini e olive al bar del Pascià, cose così, da grulli, per divertirsi. Ma si rideva tanto.
si stava sempre tutti insieme, si faceva quello che ci pareva, senza pensare, era veramente bello. In discoteca mettevano sempre Young Turks di Rod Stewart, la si ballava saltando, tutti abbracciati, e si cantava a squarciagola. Young hearts be free tonight, time is on your side. Non si dormiva mai, c'era sempre una scusa per fare casino, che dici, sei ragazzi in un appartamentino. Allora si andava sulla spiaggia e si provava a dormire lì, ma c'era il sole, la musica, il casino totale, così alla fine si dormiva pochissimo. E poi verso il tramonto si andava sempre al Marisol a bere il Campari e ragionare con il Lotus di Goa e di Sergio Vari e aspettare che venisse notte. Non mi ricordo quanto ci si rimase, 2 settimane, forse 3, no 2, forse ancora meno. Quando finì l'affitto dell'appartamento si decise di rimanere e dormire dove capitava, ma fu un errore. Senza casa era impossibile vivere come si voleva vivere noi. Ci si lavava vestiti nelle docce degli alberghi che avevano la piscina e poi si scappava sulla spiaggia per asciugarsi al sole, pelle e vestiti. Praticamente si smise di dormire, si viveva con gli occhi sbarrati. Una notte si andò a dormire alle Salinas, sotto i pini, ma piovigginò e ci si bagnò e quando ci si svegliò c'erano 3 cani randagi che ci dormivano accanto. Allora si salì sulla diana e si andò a far colazione ai Marisol, si era tutti stronchi e non se ne poteva più. E poi Marti tirò la bomba, che comunque era solo il 20 d'agosto. L'estate non era ancora finita e c'era sempre il Forte dei Marmi, casa nostra, la terra del vino e delle rose, dove avremmo potuto sfruttare l'aurea mitica di chi era appena tornato da Ibiza. E mentre lo diceva c'era un traghetto che stava per partire, proprio davanti a noi. E allora Vittorio fece, partiamo ora, dai! E ci si alzò dal tavolino del Marisol e ci si lanciò con la Diane dentro al traghetto, cioè letteralmente, mentre il ponte di carico si stava alzando. E quando si arrivò a Barcellona si partì subito rifilato per l'Italia, felicissimi perché c'era presa una gran voglia di tornare. Allora per la strada si fece svelti, niente bagni, ci si dette il cambio alla guida e si fece un'unica tirata, fermandosi solo per pisciare. E al Forte si arrivò tipo un giorno dopo, mi pare, all'alba. E la Diane, la moglie del meccanico, che non ci eravamo ricordati di fermarci a raffreddare, morì lì, davanti al pontile, illuminata da una luce rosa pazzesca, me la ricordo ancora. Poi nessuno di noi c'è più tornato a Ibiza, credo. Omissions. Are like boxers, and our mind is a boxing ring. There are lightweight and heavyweight omissions, as there are lightweight and heavyweight boxers. Lightweight omissions are almost an everyday phenomenon, and they happen to all of us, but they have mostly minor consequences. We omit to reply to a letter or to an email, and usually a reminder follows. Or we omit to say thanks to a friend expressing his best wishes for some successful outcome we had. However, a heavyweight omission could happen to anybody and create severe consequences. Just imagine the turmoil if we omit a word or a sentence in an official document or in an agreement. I started my literary career as a translator.
There were quite regularly omissions of some words or a sentence in the first version of the translations, but these omissions were neither serious nor crucial. I completed them with minor corrections in the Greek text. The horror of omissions started with the translation of the tragedy of Faust by Goethe, which completed my work as a translator. The tragedy of Faust is written almost entirely in verse. The texts in prose are exceptions in between the verses. My permanent horror during the translation was if I omitted some verses. I stopped the work every now and then and read the translation once again to make sure that they did not omit anything. This became a torture after a while. I was tormented not only by the delay in the progress of the work, but also by the horror that if I had omitted not a complete verse, but even a word, the whole part in verse and rhyme would require a new translation. It took me close to a year to find the solution. I decided that the translation should have the same number of verses as the original. This was the only alternative for regaining my peace and my control over the translation, although it was not an easy solution either. A translation of Faust with the same number of verses as the original is easier said than done, particularly with a text in metrical verse and rhyme. The task becomes even more complicated when the original is in German, which is a condensed language, compared to modern Greek, which is a descriptive language. It took me 5 years to finish the translation, but at the end, the original and the Greek translation had the same number of verses. 12,111 verses, the original and the translation. If you ask me if it was easy, I will say, no, it was like swimming against the waves. But every cloud has a silver lining. I was proud of my work and happy with its recognition. The reason why I tried to explain at length my horror at omissions during the translation of Faust was to point out that omissions are quite common in art and literature. Artists and writers must often deal with them and the consequences they create. Let's start with the movies. It is not a rare exception that even experienced film directors discover during the editing of a movie that a shot was omitted, which has an impact on the course of the story or which would clarify the connection between two shots. They are either devastated or they organize additional shootings, especially if the missing shots are critical for the development of the story. Before starting my career as a novelist in crime fiction, I was for many years a screenwriter, and I have a personal experience of this problem. I will give you an example. The third movie of the famous Greek film director Theo Angelopoulos, The Traveling Players, was shot in 1973 during the period of military dictatorship in Greece. We had long discussions about the screenplay, but there was no screenplay. The film had a strong political background based on the recent history of Greece, and Angelopoulos was afraid that if we wrote a screenplay, he would have to submit it to the censorship, and the movie would be blocked by the censors.
He took a lot of notes during our discussions, but he devised each scene and its dialogues during shooting. As you can imagine, a lot was omitted during the shootings. There were many and very important gaps in the movie, and Angelopoulos had to fill them with additional shootings. The problem with omissions arises in a theater performance too. It is possible that an actress or an actor omit on stage one or more lines of their part, either because they are tormented by a personal problem or because they confuse them with lines from a different part of the play. Such omissions can be very exasperating for the other actresses and actors who are participating in the scene, and they try to bring the actress or the actor back to the right path of the dialogue. I had a personal experience with the problem of omissions on stage. It happened to a famous Greek actress, Katina Paxinou, who is also known in Italy as she played a part in the film of Luchino Visconti, Rocco and His Brothers. The last part Katina Paxinou played in theater was the main part in the play of the German playwright Bertolt Brecht, Mother Courage. The Greek translation of the play was mine, so I was quite often in the theater during the rehearsals, but also during performances. A while after the performances started, Katina Paxinou began suddenly to omit some lines or passages of her part. She was desperate, and every time when she left the stage, she went to her dressing room and started crying. The play was a huge success, and nobody wanted to stop its stage performance. So the director selected a very experienced actor and asked him to memorize the part of Katina Paxinou. And to be on stage during the entire performance. Every time when Paxinou omitted or forgot some lines, he whispered them to her. She was a very experienced actress, and she found always a way to bring the dialogue back to the right path. At first, everybody thought that it was a temporary problem. As the problem persisted, her co-players attributed the omissions to her age, but they were wrong again. The reason was that she was seriously ill, but she had no symptoms at the time. Omissions in literature are for many writers like a horror movie. The fear that they omitted some details which would make the narrative or the characters in the novel more clear and understandable haunts the writers during the process of writing. This horror often forces some writers to expand the narrative with superfluous explanations and descriptions just to be sure that everything has been said and they did not omit anything. The negative effect of this horror is that the literary text ends up being unnecessarily long and explanatory. The more serious effect, however, is on the reader. They kill his interest to ask questions about the development of the plot and to try to imagine the outcome of the story. In short, they are a hard blow to the imagination of the reader. Omissions are part of our everyday life, but in art and literature, they can cause serious consequences even if we try to avoid them. Thank you.
Before I begin, let me thank Elisabetta Sgarbi for inviting me to Milan to take part in La Milanesiana. Let me also thank my translator, Maria Biocchi, for providing an Italian text for this evening, which is, as always, more eloquent than the original. Finally, let me thank you all for coming out on this hot evening to hear me. I cannot promise you a festive story or a comical one, but I was asked to write on the subject of sin, which is never comical. Prima di tutto vorrei ringraziare Elisabetta Sgarbi per avermi invitato a prendere parte alla Milanesiana. Poi vorrei ringraziare la mia traduttrice Maria Baiocchi per aver fornito un testo italiano per questa serata che è, come sempre, più eloquente dell'originale. Infine, grazie a tutti voi per essere venuti qui in una serata rovente come questa ad ascoltarmi. Non posso promettere una storia allegra né comica, ma mi hanno chiesto di scrivere su un tema come quello del peccato di omissione, che non è mai comico. One, this is not the first time he has seen the effects that a stroke can have, a cerebral hemorrhage. Nevertheless, as he enters the hospital room where his mother lies propped up in bed, his heart sinks. The corner of her mouth, the whole left side of her face, droops. Her lower lip hangs slack, exposing yellowing teeth. Her left arm lies folded across her breast like a stick object. She can sense his dismay. He has always been an open book to her. And she gives him an answering glance that he can only call defiant. Defiant, but defenseless too, as if he were opening a door and beholding her naked. A naked old woman, or a deer hunted down, cornered, facing the teeth of the hounds. The nurse departs. He takes her good hand in his. "How are you, mother?" he says. "What can I do for you?" She extracts her hand, fumbles blindly at the bedside table. "Is this what you want?" He holds up a writing pad with a pencil attached to it by a string. He holds the pad firm while she writes. "Bathroom," she writes in a slow, shaky hand. "Exit pills." "Exit pills?" he says. "What are exit pills?" But he already knows the answer. Two. He speaks to her doctor, just the two of them, face to face. "Your mother is out of danger," says the doctor. "She is doing well. Unless there is a relapse, she will be discharged. We will be discharging her next week. It is time to think proactively. Do you have a plan for her?" "My mother is 80 years old," he says. "Your mother is 80 years old and may live to be 100. There are excellent rehabilitation programs available for stroke patients. Rehabilitation takes time, it takes commitment, but it works. Do you know Sunnyside?" "No."
Sunnyside is an excellent nursing home with an outstanding rehabilitation program, and I happen to know they have vacancies. I must warn you, Doctor, my mother is thinking of taking her own life. She finds her present condition too much to bear, too humiliating. She's used to an active, independent life. The future that faces her, in which she has to depend on strangers for her most basic needs, is not a future she is prepared to endure. That is how she feels. I know it because she and I have discussed the question many times in the past, the question of the end, the question of what to do when you come to the end, the question of ending one's life. The doctor makes a gesture with her hands which seems to indicate, A, who ever believed that we have a right to choose the future we have? B, this is a hospital, not a seminar room. And C, I am a busy person, I have other things to do. 3, he has a key to his mother's apartment. In the bathroom cabinet, he finds a miscellaneous cluster of pills, most of whose names mean nothing to him, except for one. Over the printed label, in thick, dark ink, is scrawled the word exit. This, then, is what she means. These are the exit pills. Presumably, before the stroke cut her down, his mother had imagined this bathroom as the place where, all alone, she would reach the final decision and perform the decisive act. She would stand, as he is doing now, face to face with the mirror. Looking herself in the eye, she would swallow down the exit pills to the last one, washing them down with water. Then, while she still had control of herself, she would proceed to the bedroom, lay herself out on the bed, fold her hands on her breast, and wait for the angel of oblivion with a whoosh of dark wings to descend. That well-planned, orderly finale had never taken place. Instead, with not a moment's warning, the rude force of the stroke had hurled her to the ground. A day and a night she had lain there before she was discovered and conveyed alive and breathing to the prison of a hospital bed. 4. So here he stands before the bathroom mirror in her place. It is he now who must decide. It is he now who must act. The path forks. If he chooses the left fork, he, the dutiful son, will bring the exit pills to his mother as commanded, hold the glass to her lips while she swallows them down. If he chooses the right fork, he will return to her bedside empty-handed. I am sorry, mother, but I cannot do it. I cannot let you die. My heart is with you, but there is a force inside me that refuses to say yes to death. The force within him that cannot or will not say yes to death is a philosophic concept and therefore made of air. In the old days, the days of her vigor, his mother would have relished an opportunity to take to pieces the idea of the force within one that refuses to say yes. But his mother is in no mood to philosophize. His mother is beyond philosophy. His mother wants relief from the humiliations of the hospital regime and the even more unbearable humiliations that she sees awaiting her in the future. She wants an end to the nightmare that she has fallen into. She wants help
that is to say she wants blankness, oblivion, annihilation. Nor does death, the ancient enemy, have time for philosophizing. Death has no interest in ideas, in arguments pro, arguments con. Death rides your car over a cliff. Death drags you down under the waves. Death bursts a vein in your brain and slams you to the floor. You want to play games, says death. Here is my move, what is yours? He stands in front of the mirror, a rational human being, doing what rational beings do best, namely thinking. He can still think because the vein that may or may not be fated to burst in his own head, flooding his brain with blood, has not burst yet. He is still free to think about paths that fork left and right, about which path is better for a good man, an ethical subject, to select. His mother is not standing in front of a mirror, thinking. His mother is, at this moment, being fed strained soup through the spout of a plastic cup by a nurse aide with a Tamil name, whose feet ache. She has been on duty for 12 hours, a woman who is in a hurry to catch the 6:12 train to Bankstown so that she can start on the next task of the day, preparing a meal for her husband and children. As for his mother, she is doing her best to swallow, which is not easy in her present condition. Her mind, however, is not on the soup. It is on him, her son, and on what he is going to do, whether he is going to deliver her or whether he is not. Thank you.